Ciao ragazze, eccomi qua con un nuovo video. So che è un po' che non giro video, ma siccome ho appena iniziato un nuovo lavoro abbastanza impegnativo, non ho avuto molto tempo purtroppo. E, siccome in questi giorni mi stanno arrivando degli acquistini che ho fatto, mi faceva piacere farveli vedere anche voi. E niente, il primo ordine che vi faccio vedere è quello che ho fatto da Hobby Kids, che ormai conosciamo tutti molto bene ed è una ragazza, una venditrice davvero fantastica, quindi veramente ottima. Queste qua praticamente sono delle perline omaggio che mi ha messo e che la ringrazio come al solito tantissimo. Da lei ho preso diversi materiali, siccome a giugno avrò un mercatino, il mio primo mercatino, infatti sono agitatissima, e allora ho fatto un po' di scorta. Allora, ho acquistato diversi chiodini. Questi qui a vite, io per le creazioni utilizzo soltanto questi adesso, perché li vado a mettere dopo che ho cotto la creazione, appunto, in modo che non si stacchino mai, sostanzialmente, al contrario di quelli attaccati con latta, che mi trovo meglio, devo dire la verità, anche se è più faticoso chiaramente andare poi a fare il foro e tutto. Poi ho preso due pacchi di questi capocorda. Uno in bronzo, così, e l'altro in argento. Sono un po' più piccoli questi in argento. Poi ho preso diversi metri di questa catena qua a pallini, color appunto bronzo, e anche delle chiusure. Poi, come charm, ho acquistato questi qui, fatti a chiave, piccolini. E questo qua unico, grande, che voglio farci una collana, così da Dream. Dell'altra collana a pallini, questi sono molto molto più piccoli, come potete vedere. Anche qui ci sono già delle chiusure. Adesso non mi ricordo i metri, comunque è sicuramente più di 3 metri. Dei chiodini sempre a vite, ma bronzo. Poi, questi qui che praticamente sono delle rifiniture che si mettono in fondo alle collane e bracciali per allungare il pezzettino che allunga praticamente la collana al bracciale, e queste qua vanno per chiudere un po' più carinamente, diciamo, ecco la struttura. Poi, diversi metri anche qua di questa collana bronzo, così ad anelli. Ok, messo a fuoco. E poi infine questo bellissimo pacchettone pienissimo di queste coppette in argento tibetano, tutte diverse, cioè tutte particolari, molto molto lavorate. Io già le avevo prese da lei, le avevo trovate stupende per i braccialetti tipo elastici con i cristalli, fanno un effetto veramente meraviglioso, mi sono sempre piaciute moltissimo, ne ho fatto un po' di scorta. E questo appunto è tutto l'ordine di Hobby Kids. Ho speso circa 25 euro. Mi ha regalato lei la spedizione col corriere, che mi è arrivata in un giorno praticamente. Quindi ottimo servizio come al solito. E ho pagato con PayPal. Lei non ha assolutamente alcun problema, il che è molto positivo. Poi, il secondo acquisto è per voi in realtà. Eccoli qua. Allora, ve li tiro fuori. Mi sono arrivati 10 squishy di questi qui a panino, quelli classici, morbidissimi, tutti diversi, sono 10 diversi che si possono mettere o a phone strap così, oppure hanno anche il gancio per attaccare alla borsa piuttosto che al portachiavi, eccetera. E sono veramente carinissimi. Se andate sulla mia pagina di Facebook, che trovate qui sotto, potete prenotarli, anche perché sono pezzi unici, quindi finiti questi non ne ho altri. Sono soltanto 10 e uno forse già oltretutto è prenotato. Sono dolcissimi, come vedete, nuovissimi nella loro confezione, super morbidi. E niente, ognuno con la sua faccina. Questa qua tipo è adorabile, secondo me. E nulla, appunto, quindi anche questi squishy qua. Adesso in questi giorni devono arrivarmi delle altre cosine sia da eBay sia degli altri squishy di altro genere, non fatti così. Quindi ci attaccherò sicuramente un altro pezzo a questo video. E niente, perciò ci sentiamo tra qualche giorno, così vi faccio vedere anche tutto il resto.
Ragazzi, con la seconda parte del video acquisti vi volevo far vedere questi due porta orecchini, porta bigiotteria che ho preso in un negozietto che hanno aperto da poco a Como. Oddio, perché della zona si trova vicino al Toys di Como. È proprio sulla via principale, è aperto vicino anche l'Arcaplanet, che sarebbe quello per gli animali, e anche l'acqua e sapone. E poi c'è in mezzo questo negozietto carinissimo, molto stile shelby chic, come si usa dire. E ho trovato questi due carinissimi, appunto, porta gioielli per il mercatino. Uno è questo qua, più grande, volendo si può anche appendere, con tutte queste diversi, tutti questi diversi spazi. Adesso, vabbè, chiaramente io ho già messo qualcosa che, appunto, per chi lo sto preparando per il mercatino che devo fare in provincia di Varese. E niente, lo trovo molto molto carino, vedete? E questo anche, questa retina dove si può mettere dentro le cose. Io, per esempio, ho messo le cose che devo terminare. E questo qui invece è più piccolino, ha sopra tutti questi ometti. E poi questi sono tutti per orecchini a lobo. Li trovo molto molto carini. E poi vabbè, anche se non è una cosa creativa, ho preso anche questo carinissimo portafoto. Vabbè, non mi interessa. Poi, sì, questa è casa mia. Qui potete vedere il gazebo che devo ancora aprire, che ho preso sempre per il mercatino. È un gazebo 3x2 e l'ho preso su Amazon. Mi sembra di averlo pagato sui 30 euro, se vi interessa. E adesso vi faccio vedere gli ultimi acquisti che ho fatto nel periodo. Allora, da un venditore eBay ho preso giusto due cosine, ovvero questi due charm fatti a forbice che devo fare degli orecchini per mia mamma, colore ottone, direi. E poi diverse catene a pallini, sono tutte singole, ne ho presa una nera, una rossa, una oro e una rosa. E me le ha mandate qua. E le ho pagate circa, boh, 1 euro l'una più o meno. E se mai vi metto il link del rivenditore qui sotto, nell'info box. Poi in un negozio di cinesi, sempre a Como, ho preso diverse tipo di colle, cioè tutte Attack. Allora questa qua, poi ho preso questa. Poi vabbè, questa qua che in realtà una l'ho già utilizzata. E poi anche due pacchi di colla a caldo che avevo finito e avendole trovate tipo a 50 centesimi, cioè le ho prese per forza, non potevo farmele scappare. E come ultimi acquisti del periodo vi faccio vedere in realtà delle cose molto molto morbidose, ovvero nere e tenere, così, e sono soltanto Anfostrap e costano 2 euro, questi qua più piccoli. Morbidissimi. E poi ce ne sono quattro a pandino che sono veramente, ragazze, di una morbidezza, cioè fanno impazzire. Come vedete sono tutti confezionati, eh? Questo qua abbiamo il maschietto, cioè guardate che roba, cioè veramente sono di un morbido. Sono anche questi phone strap e ho un maschietto, una femminuccia col fiocco rosso. Poi quest'altro maschietto senza la lingua fuori, questo qua ha la lingua fuori, e un altro invece con la lingua fuori, un altro maschietto. Quindi una femminuccia, tre maschietti e due con la lingua fuori dei maschietti, e sono, cioè, stra morbidi, cioè veramente una cosa, aiuto. E questi qua vengono sempre 2,50 e sono a Fonstrap. E niente, io vi saluto con questa marea squisciosa che vedete qua davanti. Se siete interessati, appunto, venite sulla mia pagina di Facebook, vi lascio direttamente il link delle foto degli squishy, così potete vedere direttamente. Io vi mando un bacione grandissimo al prossimo video. Ciao!